Tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sul banco abbiamo una scheda a caldaia, o meglio una scheda di uno scaldino a gas. Vi faccio vedere il coperchio della scheda e chi fa l'idraulico sicuramente ha già riconosciuto il marchio. È una Ferroli. Sta qui questa scheda perché non si alimenta, non si accende il display. La parte di sotto si trova il display, non si accende. Adesso andremo a fare dei test. Per alimentare la scheda ci sono questi due pin in cui è segnalato N, o meglio è marchiato N e L. Possiamo prendere il multimetro, possiamo andare a fare dei test, il fusibile. Qui ci sono due ponti diodi, andiamo direttamente sui due ponti per vedere. Ok. Adesso perché ce ne sono due? Uno va su queste due resistenze in cui c'è una caduta di tensione e poi va su questo fotoaccoppiatore. Non so a cosa serve perché non mi occupo di schede caldaie e soprattutto non ho lo schema, quindi se qualcuno lo sa lo può scrivere nei commenti. Non ho neanche indagato la verità più di tanto. E l'altro ponte diodo invece va ad alimentare il V/22. Questo è un power supply in cui va poi a switchare sul trasformatore per il secondario. Ecco, adesso prima di dare alimentazione andiamo a vedere soprattutto se c'è corto sull'entrata del 220 volt o una bassa impedenza. Mettiamo in ohm e possiamo vedere che abbiamo 2,6 mega ohm, quindi abbiamo un'impedenza alta. Quindi passiamo al prossimo test. Mettiamo in test diodo e andiamo a fare il test al ponte diodo. Allora, risultato al ponte diodo è ok. Andiamo a vedere sul V/22, piedino 1 e 2 è il source e piedino 5, 6, 7 e 8 è il drain. Quindi andiamo a vedere qui se abbiamo un'impedenza alta, quindi ok. Il piedino 3 e 4, il 3 è il feedback, il 4 è il DP, cioè l'accensione del MOSFET che serve per far switchare il MOSFET. E visto che non abbiamo trovato nessun corto, diamo alimentazione e andremo a fare il test con la scheda alimentata. Bene, diamo alimentazione. Andiamo a fare il test della 300 volt tra source e drain e abbiamo la 300 volt. Andiamo adesso a vedere sul feedback 0 volt e sul DB abbiamo 11 volt. Ok, togliamo alimentazione. Prendo un fogliettino giusto per fare il resoconto della situazione. Abbiamo il V/22. Che sul datasheet risulta piedino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questi sono tutti drain, questi sono source e questo è il feedback numero 3 e il numero 4 è il DB. Il power
del MOSFET. Abbiamo visto che risultano 11 volt sul DB, mentre sul feedback abbiamo 0 volt. Adesso, sul feedback è normale che abbiamo 0 volt, perché? Perché se alimentiamo di nuovo la scheda, possiamo vedere che sul secondario non abbiamo voltaggio, eh? Quindi abbiamo 0,6 volt. Di conseguenza, se sul secondario non abbiamo nessun voltaggio, significa che sul feedback arriverà 0 volt, perché il voltaggio sul feedback arriva dal secondario. Quindi è normale che ci siano 0 volt. Sul DB, guardando sul datasheet, abbiamo detto che arrivano 11 volt. In realtà dovrebbero arrivare 14 volt. Se scende sotto una certa soglia di voltaggio, il MOSFET si spegnerà e di conseguenza non andrà a oscillare sul trasformatore, per cui dare il secondario. Il feedback servirà poi a mantenere regolato il MOSFET all'interno del viper, in modo che la tensione sul secondario sia stabile. Bene, detto questo, andiamo a fare un altro test e andiamo a vedere che solitamente questi problemi provengono da questo condensatore che dà la continuità al DB, al power. Quindi cosa andremo a fare? Diamo alimentazione, sempre con cautela, perché purtroppo ho i coccodrilli sull'entrata della 220 volt. Do alimentazione, abbiamo 11 volt, prendo un phon e vado a riscaldare il condensatore. Guardate come il voltaggio sale. Andiamo a vedere se la scheda si è accesa e abbiamo il display e anche i LED che si sono accesi. Guardate il display, eh? Quando poi il condensatore si andrà a raffreddare, ecco, guardate, si è raffreddato il condensatore, si è spento nuovamente. Andiamo di nuovo a riscaldare leggermente. Si è acceso di nuovo, eh? Adesso togliamo alimentazione e andiamo a sostituire questo condensatore, che, come ho detto prima, va ad alimentare il power sul MOSFET. Bene, andiamo a fare un'analisi di questo condensatore con il PIC. Ecco, possiamo vedere che il PIC ci dice circuito low, circuito basso, bassa capacità. Quindi in pratica questo condensatore è andato. Per chi fosse interessato del tester PIC, vi lascio il link sotto in descrizione. Ma siccome costa un po' tantino, in alternativa vi lascio anche il link di questo, che costa molto molto meno e fa la stessa funzione, solo che devo spegnere la luce perché non si vede tanto, eh. Ci dice che ESR è da 15 kΩ, quindi siamo proprio fuori,
poi 1531 nanofarad, che in multipli è 1,5 farad, un farad e mezzo. Ne doveva risultare 4 e mezzo. Effettivamente, come diceva il PIC, ha una capacità bassa. Adesso ne prendiamo uno buono, condensatore. Allora, ci dice che questo è da 4,7 microfarad, in pratica ci dà in nanofarad, però poi in multipli è 4,3 e SR è di 5,8 ohm e quindi è ok. Sicuramente la videocamera un po' ha il display, una bassa luminosità, ma comunque si riesce visivamente, senza videocamera si riesce a vedere bene. Tra l'altro, si possono anche testare i transistor su questi tre piastrine. Si può saldare il transistor sopra e te lo testa tranquillamente. Qui poi abbiamo un'entrata di voltaggio da un alimentatore di banco. Io ho saldato direttamente i pin della batteria qui sotto perché non avevo il connettore. Bene, sostituito il condensatore, diamo alimentazione. Andiamo a vedere se la scheda si è accesa. Ed è ok. Si sono accesi anche i LED e il display. Andiamo a fare il test sul secondario. Abbiamo 28 volt in uscita del trasformatore. Sul D18, mentre sul D19 abbiamo 190 volt. Ok, ragazzi, scheda riparata. Una cosa importantissima: chi si cimenta alle riparazioni delle schede, siate sempre cauti. A parte i test da fare per vedere se ci sono corti, mettete sempre delle lampadine in serie come ce l'ho io qui. Ho delle lampadine in serie, ok? Quindi siate sempre cauti sulle riparazioni. Per chi poi fosse interessato ai tester dei condensatori, vi lascio il link sotto in descrizione. E da Mimmo Refriger questo è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo ad un prossimo video.